I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand and damn. Ciao a tutti ragazzi, dal capitano di P, eventi del Pendola. Oggi siamo qui a Castion, nei pressi del lago di Garda, e vi porterò a scoprire la routine di un campionissimo del ciclismo italiano. Buongiorno ragazzi. Oggi sono qui col capitano con eventi del Pendola e vi porterò con me a vedere la mia giornata. Come avrete visto, il nostro amico Alexander ogni mattina ci fa 30 minuti di camminata easy nel suo paese per poi andare a fare una bella colazione rigenerante prima di cominciare l'allenamento. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the how I like rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling. Eccoci qua, ragazzi, mini salto temporale, colazione finita, la colazione del campione. Ora ci si prepara e via ad allenarsi. A quanto le gonfiano le ruote, Alexander? Oggi è giornata un po' bagnaticcia, facciamo 7, 7 e mezzo. Programma di oggi? Oggi un paio di orette, 2-3 orette, tranquillo, recuperando il Giro di Turchia e in vista dei prossimi appuntamenti. Qua ragazzi l'ammiraglio dello sponsor e qua il fantastico giardino. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. Ragazzi, inizia ora l'allenamento del nostro Alexander. Siamo partiti da Castion e ora si va verso la Valpolicella. Niente ragazzi, senza farlo apposta, sono passati meno di 2 minuti dalla partenza e abbiamo trovato un bel gruppone di professionisti a cui aggregarci. Umberto Poli, Leonardi Giovanni,
Mirko Maestri, Roberto Fracasso e poi andiamo a vedere chi c'è. Ah, dimenticavo, e Samuele Zuccarato. Ragazzi, siamo qui sulla salita che da Torri porta ad Albisano, un paesino a 309 metri di altitudine, sopra il livello del mare, ma in questo caso diciamo sopra il livello del lago. E niente, avanti tutta e Memolar qua e si procede in salita. Ale, ale, ale! Nelle retrovie possiamo notare Zuccarato e Poli. Poi c'è la coppia del nostro Konicef insieme a Roberto Fracasso e davanti i due Eolo ragazzi, Mirko Maestri e Leonardo Giovanni della Valpolicella. Ok! Ah. Le, Memolar, cosa ne pensi del tuo amico Alexander Konicef? Roberto, posso farti un'intervista? Ma te chi sei nel mondo del ciclismo che sei sempre in giro con i professionisti? Un amatore che si diverte con loro. Bravo, sei il numero uno. Grazie. Abbiamo fatto Alexander per ora 49 minuti e ora come qua, no? Come qua ora dal lago dove ci spostiamo. Alexander, facciamo una salitina a Caprino e poi Valpolicella. Dura la vita, oh. Hop, hop. Cosa succede, Coni? Com'è? Dura, Riccio. Dura, Roby. Dura, durissima. E te, Coni? Quando si può andare piano, si va piano. Easy ride. Fai molare. Fatto, Coni? Allora abbiamo 2 ore e mezza, adesso abbiamo un caffettino da donna, una roba al volo, torno a casa. Sosta finita, ora si riparte in direzione a casa. Coni, con me ancora 1 chilometro e siamo arrivati. Guarda la Trevisi. E qua intanto ragazzi, l'Anna Trevisi nel nostro video. Finish. Allora, siamo qua, allenamento finito, quanto abbiamo fatto? Abbiamo fatto 3 ore 13, 99.9 km. Scioltezza o un po' di allenamento, qualche ripetuta? No, piano, easy, vedere a posto le gambine. Allenamento finito, adesso arriva il bello, se magna. Ragazzi, pranzo finito. E ora è arrivato il super momento dell'intervista ad Alexander Konicef. Tenetevi pronti.
Eccoci qui ragazzi, siamo giunti al momento dell'intervista con il nostro campionissimo Alexander Konchev. Vai Alexander, quattro chiacchiere, una roba veloce. Dai. Rispondi alle domande dei fan, del capitano e dei venti del pendolo. Però oggi avremo con noi la terza voce in campo, Giovanni Albrigi, che farà le domande. Avanti Giovanni, prima domanda. Roby chiede, dal momento che quest'anno ti ho visto spesso in avanscoperta, preferisci stare in fuga o in gruppo e giocarti la carta alla fine? Allora, diciamo che dipende molto dalla tipologia di corsa. Quest'anno sì, ho fatto qualche fughetta. Gara Belgio, sopra la Ghent. Diciamo che è soprattutto un modo per anticipare un po' la corsa e cercare di esserci nel finale. Soprattutto in Belgio comunque è una questione anche di scappare un po' dallo stress, dal nervosismo del gruppo. Però sì, insomma, dipende un po' dalla corsa. Se c'è un motivo valido e una possibilità di essere nel finale, mi piace attaccare e andare in fuga, se no ci si gioca le carte nel finale. Poi sì, ho fatto delle fughe anche alla Tirreno, ma lì diciamo era più un modo per trovare la condizione migliore. Quindi corri sempre in fuga, che da casa si casano sempre in TV a vederti la mano scoperta. Seconda domanda, Giovanni. Faustini chiede, è difficile portare il cognome Konchev dal momento che tuo padre è stato ed è ancora un grande del ciclismo? Questo bisogna dirlo. Allora, per me diciamo che non mi è mai pesato, anzi è stata sempre una motivazione, un voler migliorarmi e voler portare onore a questo cognome. Terza domanda. Luca Scala chiede, cambia tanto tra un allenamento normale ed uno con bici da crono? Ma diciamo che insomma l'allenamento con la bici da crono generalmente è un allenamento più breve ma intenso e comunque durata massima? Ma diciamo non è che c'è una durata massima, è che adesso come adesso le posizioni sono sempre più aerodinamiche, quindi diciamo più riesci ad adattare il tuo fisico a stare in posizione meglio è, perché ormai i livelli di aerodinamica sono veramente agli estremi, quindi diciamo più riesci a prendere confidenza con la bici da crono meglio è, però insomma sì, diciamo se non sei uno specialista magari sì, la lasci un po', sì, fai il giusto, la prendi magari il giorno che vai a berti il caffè al bar, giusto per mantenere un po' la confidenza con la bici, ecco. Avanti con la prossima domanda. Donato chiede se c'è un accorgimento ad un allenamento particolare che fai prima di una classica. Ma diciamo che no, prima delle classiche generalmente si arriva in Belgio, dipende insomma dalla corsa, magari 3-4 giorni prima si fa una piccola ricognizione, magari 3-4 orette, poi il giorno dopo si fa un po' di velocizzazione, il giorno prima un po' di dietromoto, un paio di orette. E poi il giorno prima della corsa si fa il classico giro bar tutti assieme e niente. Tanto la corsa è lunga, quindi mani tutta e mai molata. Esatto. La quinta domanda. Domanda del cap. Scaramanzia prima delle gare? Qualche gesto? No, scaramanzia prima delle gare no. Diciamo che sono sì scaramantico, però non ho gesti o rituali prima delle corse. Sciolto ragazzi. Avanti con la prossima domanda. Riccardo chiede, compagno di stanza preferito? Ma diciamo che Sombrero, no? Mi trovo bene con tutti i compagni, ovvio che chi magari è italiano ci si lega un po' di più, e con Sombrero sì, diciamo c'è un rapporto speciale perché abbiamo corso insieme già un anno, quindi sì, abbiamo passato tanto tempo assieme già da Anna e poi adesso lo salutiamo. Quindi diciamo sì, lui, ma comunque in generale tutti i miei compagni. Avanti con la prossima domanda. Sempre un'altra domanda del capitano. Classica del nord preferita? È difficile. Quest'anno, diciamo, prima di arrivare al classico ho avuto un piccolo intoppo, quindi ogni corsa che non sei preparato al massimo
da bellissima che può essere, diventa veramente dura fisicamente e mentalmente. Dalle condizioni medie, perché là sappiamo che è un problema. Però fino ad ora penso la più bella è il Fiano. Purtroppo quest'anno ho dovuto saltare perché sono caduto 3 giorni prima, però recuperato tutto. Sì, non so, me lo dovete dire voi se ogni tanto... Dipenditelo voi nei commenti, scrivete come l'avete visto nelle corse, se ci scivola la caduta, vediamo. The next one. Croce afferma, un giorno vincerai di sicuro la Roubaix. Un saluto. Allora, intanto voglio salutare Alessio Croce, che è stato per entrambi l'allenatore della categoria Juniores. Ciao Alessio, sei un grande, ormai sempre con te nelle corse. Ok, procediamo alla risposta. Allora... diciamo che ho molta fiducia. per ora non l'ho ancora corsa e 3 anni che sono professionista. Diciamo che ogni anno c'è stato un piccolo intoppo. Quest'anno avrei potuto correre, però per le mie condizioni fisiche non la ho deciso di con la squadra di andare in Turchia, quindi speriamo che la tua convintezza che io possa vincere una Roubaix si confermi, insomma. Speriamo bene. Ancora avanti, speaker. Giovanni chiede, quando usi il mai molar? Mai molar, sempre. Sempre! Ma quando sei a tutta, ti hai mai... Leonardo, avevi inventato sto motto, mai molar, tagliando uno un altro chilometro. Ma ormai è il nostro motto, anche quando ci vediamo in gruppo, soprattutto il gruppo Policella. Ah, Formolo, Leonardo, Zabrini. Sempre. Ha un nome, però. Soprattutto Formolo, lui lo porterà in tutto il gruppo, ne sono convinto. Tutto il mondo. Esatto. Avanti, speaker. Kevin Alfieri chiede, com'è correre con Yates? Diciamo che con Yates... scienziato, quindi. Sì. Non ci corro molto perché i nostri programmi sono un po' differenti. Ci ho fatto un ritiro a gennaio, però un uomo molto tranquillo, simpatico, e vedremo se prossimamente farò delle corse con lui. Avanti. Ti piace rivederti in TV? Sì, è una cosa che mi piace quando il tempo mi riguardo. Non è un'emozione, diciamo, è un più per vedere cosa si poteva fare diversamente o se è stato fatto nel modo giusto, quindi è più un guardarsi per analizzare. Avanti. Fabio chiede, come ti vedi tra qualche anno? Tra qualche anno spero di vedermi maturato e veramente... Ci vuoi migliorare? Scalatore non lo diventi di sicuro? No, sicuramente trovare una mia identità, trovare le corse in cui posso fare bene e essere competitivo al 100%. E quando smetterai un giorno, so che manca tanto, resterai nel mondo del ciclismo o preferisci eliminare tutto e cambiare strada? Ma diciamo che... Come tuo papà, che adesso ricordiamo che è direttore sportivo. Diciamo che è ancora presto, ma ci sono tante cose che mi piacciono, ovviamente la bici è una di quelle, anche perché se no faresti questo mestiere e comunque la passione per questo sport è tanta, però comunque ci sono tanti hobby nella mia vita che sono magari altri sport, comunque anche la cucina o insomma vedremo cosa ci porterà. O anche la moto, ricordiamo, che ora usi come per appoggiare vestiti, come stendino, l'ha messa in un angolo. Ci sono tantissime cose che in un futuro potranno essere il prossimo. Intanto pensiamo al presente. Esatto. Ci sono ancora domande, Giovanni? Finite. Domande finite, ragazzi, quindi vi ringrazio per aver visto questo video, mettete mi piace, iscrivetevi, ve lo dico sempre, commentate se avete altre domande per il nostro amico Konicev, che gli faremo in privato, risponderò sui social. E niente, grazie mille Alexander per averci fatto vivere questa prima parte della giornata, dalla colazione, il giro in bici, il pranzo, e ora concludiamo appunto con questa intervista. Grazie ancora e ragazzi, al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.